No, non diciamo quindi allora. Buonasera a tutti. Lui è il Geppi E lui è il Vige. E io sono il Vige. E io sono il Geppi Buonasera a buonasera, tutti. Buonasera, grazie. Allora. Benvenuti, benvenuti. Benvenuti a col questo. Con questo... okay, il ditino, con il ditino. Benvenuti a questo titino. podcast. Uh, stasera parleremo di. Figa? No, infanzia. Infanzia. Eh, ho letto male, ho letto che male. Che può essere legata anche alla figa, l'infanzia, in realtà. Ma solo di d'infanzia. In se momento. ci pensi l'inizio del vabbè, ma non... Non, non spoileriamo non ai poveri bambini come nascono inizialmente. Esatto. Ehm, già questo è un input bel, enorme per far capire... Come è stata la, la nostra infanzia? Partiamo da qua. Come la è stata infanzia. la mia e la tua infanzia? La mia infanzia è stata bella. Innanzitutto, infanzia Cos'è l'infanzia? Dove arriva? Dove arriva l'infanzia? Beh, i psicologi potrebbero dire fino ai dieci anni che No, beh, tu fa... dove la fai arrivare l'infanzia? L'infanzia... L'infanzia inizia... Finisce all'elementare, secondo me eh, in... Finisce nell'elementare, ok anche Quando sei un infante Che poi, okay, è anche, okay. un... secondo me, cioè anche tardi Però Alla fine è lì che entri veramente In contatto con la società okay. Si può dire Va bene. Allora, com'è stata la tua infanzia? Allora, infantile, materna e elementare. Ah, ti dirò, tutto sommato non, non è andata male. Facevo schifo, ero un bambino... Però non lo fai ancora adesso. Esatto, per motivi diversi però. Eh, com'è stata la mia infanzia? Cre credo bella. Cioè, credo che una delle, delle cose particolari dell'infanzia è che non te la ricordi, tutto sommato. Cioè, ti ricordi alcune cose, però non... Eh... Come fa uno di te? Ho avuto una bella infanzia. Allora, secondo me, parlo parto io nel descriverla, visto che ho qualche collegamento in più. Io sono <ride> sicuro di aver iniziato durante l'infanzia, perché avevo otto anni, musica. Io ho cominciato a frequentare il conservatorio nella fase propedeutica, quindi nei, nei anni pre, in preparazione al conservatorio, dagli 8 ai 10 anni, che per me è ancora fase infantile. È ancora in l'infanzia. La... Quindi sicuramente mi ha dato l'input della mia più grande passione che è ancora adesso che è il pianoforte che è la musica quindi sicuramente quello due tutto ciò che è arrivato dai genitori come input ci sono ancora oggi ovvero per esempio io vi ricordo che tutta la mia famiglia paterna è ossessionata dal calcio questa cosa io me la ricordo oh, che scusa poi, che poi io non, la, che io non sia così perché poi durante la fase adolescenziale per quello, però, ho represso e abortito tutto quello che riguardava il calcio ma io ricordo perfettamente che durante l'infanzia io sono stato educato al fatto che il calcio fosse la vita ok? Eh, bastava cambiare qualche lettera eh! <ride> era tutto ossessionato dal calcio <ride> Avrei altre aneddoti qua di cui parlare <ride> con voi, ma riguardo i miei genitori e non voglio parlarne con voi. Okay. Parliamo di me. Siamo tutti molto curiosi per adesso. Esatto, mo molto curiosi. E soprattutto ricordo che a elementari io sono diventato per la prima volta il secchione della classe. Ovvero io facevo più compiti e più esercizi di quelli che venivano dati a casa. Questa cosa mi ricordo perfettamente cioè, come, come... facevi a farli? Praticamente c'era l'insegnante di matematica. Matematica mi ricordo proprio palese, non, ma non mi ricordo... Paola forse si chiamava Ciao Paola <ride> Ciao Paola, che grazie. dava dei compiti a casa tipo, fai 5 espressioni con i numeri va bene, facciamo 5 espressioni, io ne facevo 10. Dava, il comodo italiano dava di leggere un libro, io ne leggevo due ma perché? Perché volevo essere il secchione, cioè volevi essere quello più bravo, sì, volevo essere il primo della classe, ma perché avevi? Cioè Cos'era questa mancanza di affetto? Probabilmente la mancanza di affetto, ma è una, comunque una caratteristica che mi riporto ancora oggi io, nei contesti in cui vivo, voglio essere il primo certe volte. Eh, adesso, benvenuto nel club. <ride> adesso sono consapevole del fatto che voglio essere il primo e quindi in certi contesti, in certi ambienti voglio essere al centro, voglio essere il primo. All'elementare avevo già cominciato a denotare questa mia caratteristica. Ma allora, in questo momento stiamo già divagando sulle cose brutte che ci ha lasciato l'infanzia. No, io ho parlato colpiro forte. Sì, va che bene, ok. Vabbè. Però le, le fisse le cose che riportiamo dall'infanzia, che sono anche un po' quelle che sono i, le basi sul quale affonda la nostra personalità, sul quale affonda la nostra coscienza e sul quale affonda, affonda proprio la nostra vita, letteralmente parlando, nel senso che tutto ciò che eh, deriva dall'infanzia è probabilmente il motivo, causa e effetto di quello che no, effetto no, causa di quella che è il nostro carattere e di quelli che sono i nostri limiti, si può dire. Io mi ricordo della mia so, infanzia. Sono delle basi, ma non sono quelli che dettano, forse. No, delle... probabilmente no. Dopo, vabbè, qui in realtà dovremmo, avremmo un altro podcast in mente per parlare dell'adolescenza e di, di quella che è la, essere, la fase sì. dell'uomo, probabilmente, di diventare uomini. Però, ok, allora io della mia infanzia mi ricordo che, vabbè, eh, litigavo molto con mio fratello, io ho un fratello più grande, di 5 anni, e, e siamo sempre stati... La, la testa e la croce mi uh, mancava la testa e la croce. Come vedete, <ride> cioè, mai? Di, mai hai sentito testa e di bianco e nero? No? Okay. Testa e croce, dove io, lui era la testa e io ero la, la croce. Il cazzo. Ah, no. e, il cazzo. E, la, lui era la testa e io ero il testa. Di cazzo, <ride> detto questo, mi ricordo questa cosa. Mi ricordo che comunque tutto sommato, eh, mi ricordo i miei nonni, i miei nonni paterni. Ad esempio, mi ricordo. Che mi è sempre piaciuto cantare, mia mamma era... in realtà questo è un ricordo che. È indotto? Sì, è indotto nel senso che mi ricordo di molte occasioni nel quale cantavo, e, e, mie... e io mi ric... ad esempio mi ricordo che io ero molto timido, invece se tu lo chiedi a mia mamma, non è vero. Ok, cioè, okay. questo è già il io, io punto. Io volevo. Esempio, per l'infanzia mi ricordo che. io, Perché vi dico, dico che facevo schifo? Perché io mi ricordo che a livello sociale. Avevo tanti problemi, cioè facevo fatica ad andare in gelateria a chiedere del gelato, facevo fatica a proprio a fare le cose, oppure mi, okay. eh, mi, ho questo ricordo, questo incubo, questo dramma. Eh, più. Vado in gelateria okay. e dico, per la gente dice, Mammirolo è un paese del cazzo, cioè non è che ci siano tante gelaterie, eh, è un, un bellissimo paese, sì, esatto. Già te dirò dopo mille anni io prendevo sempre uh, un cono 1,70. All'epoca mi sa che fosse anche 1,50, 1,60, bacio e cioccolato, un cono, bacio, e cioccolato, bacio cioccolato, bacio cioccolato, bacio cioccolato, bacio cioccolato, bacio cioccolato, bacio cioccolato, cioccolato bacio, Ok, diverso. Ehm, sì, perché il primo gusto che tu dici è quello che metto di fare. Dipende da quanto è solido il gelato, da quanto è fresco. Ah, vabbè. Perché sotto ci sta quello più, più duro, Ignozzo. Esatto. Okay. Quindi quello fatto dopo. Eh, scusa, prima. Le, dopo anni che io prendo il bacio cioccolato, entro in gelateria e dico ciao. E io ho questo. Ricordo. Trauma. Trauma perché io spavaldo, dico il solito. E fanno. Qual è il solito? Cioè. Oh, lì brutto. mi ricordo di essere diventato rosso, ma rosso come questo orologio. E lì ho detto: Io me lo ricordo ancora, me lo ricordo ancora perché veramente era l'unico momento probabilmente in cui avevo cercato di fare il passo più lungo della gamba, il passo per essere qualcuno. Non sai nessuno, Jeppy. E invece non ero nessuno. Non ero nessuno. Poi di risposta, negli anni ho conosciuto bene le gelataie, ho avuto un bel rapporto. Però lì mi ricordo veramente di questa cosa. Ok, e proviamo a un esperimento. Proviamo a raccontare la nostra infanzia Una giornata tipo Una settimana tipo della nostra infanzia Dal nostro punto di vista E poi proviamo a raccontarla Secondo il punto di vista del genitore La mia giornata infantile Inizia tu per piacere Allora Proviamo a iniziare da, Secondo me Io posso fare la parte genitoriale Tu la parte O facciamo entrambi il tuo... Vabbè proviamo io, io parto Poi vediamo Prova, prova Sono curioso Allora Io mi vedo a lato genitori, io vedo tantissimo questa cosa adesso, anzi patiamami, lato io personale, la mia giornata tipo era, mi sveglio, faccio colazione, mm. vado a scuola, sì. faccio le mie ore di scuola dove cazzeggio, perché a scuola io sempre cazzeggiato Grazie. in realtà, torno a casa, pranzo, gioco con qualsiasi cosa, guardo i cartoni, c'erano cioè i cartoni nella televisione, guardo ah. i cart cartoni, gioco giocare con la playstation giocare con i pupazzetti io mi ricordavo che ho il, il, il action figure si chiamano così sì, di Dragon Ball che sì. spaccavo sono una bestia di satana lo so ma la spaccavo perché giocavo con loro urlavo Aaah! così tipo fare eh, l'energia dell'aura dell delle persone e giocavo con quelli cioè dalle statuine quelle con le basi rotonde sì, bianche. bianche infatti io ho staccato le basi rotonde per avere eh il beh, personaggio ovvio e, e, <ride> e giocavo con quelle poi nel pomeriggio Facevo i compiti, studiavo, andavo al conservatorio, facevo le mie robe, facevo sport al conservatorio, ceno, letto. Cioè, questa era la giornata che io ricordo. Se io provo a mettermi nei panni dei miei genitori, la giornata che io, che, che io provo a immaginare ai miei genitori è: mi sveglio prima di mio figlio dove voglio la colazione. Faccio colazione con mio figlio, lo accompagno a scuola, di corsa vado al lavoro, faccio le mie ore di lavoro. Attenzione: in posto pranzo, devo ricordarmi che ho un figlio, vado a prendere il figlio. Me lo porto a casa, gli preparo da mangiare, quindi uno dei genitori prepara da mangiare e l'altro va a prendere la scuola. Si ritrovano tutti insieme. Al pomeriggio, cosa c'è da fare? Cosa deve fare il nostro figlio? Deve andare alla musica, deve andare allo sport, deve fare i compiti. Ma io Ti devo lavorare anche, eh. però cosa faccio? E, e, questo è un casino totale: cioè incastrare gli impegni per accontentare il figlio e poter permettere al figlio di potersi accontentare, quindi lavorare e starti dietro. Spendere soldi per lui. E spendere soldi per lui. E quindi è tornato avanti e indietro e questa è l'infanzia dal punto di vista di un genitore, cioè un avanti e indietro perenne nel cercare di dare una vita al ragazzo che è lui inconsapevole del fatto di che possa vivere grazie ai soldi dei genitori che guadagnano lavorando mentre lui si goda la vita. Sì. Molto bello, vero? Molto bello. Vuoi fare il genitore credo, adesso? Credo che sì. <ride> <ride> credo che questa sia sostanzialmente la differenza tra bambini e uomini, cioè bambini e eh, adulti, sì. Eh, cioè dipendere perché in sostanza un bambino non si rende conto di dipendere da un genitore Ehi. e secondo me un, un genitore ehm, se ne rende conto che su suo figlio dipende da lui ma allo stesso tempo credo che sia importante per un genitore ricordarsi che non è propriamente così a mio avviso ok ok ma questo è un altro concetto. Io, eh, sì, ma io in realtà, quando ho cominciato il discorso, io pensavo dicessi responsabilità come differenza sì, fondamentale. Cioè, sì, beh, allora responsabilità, ma anche presa di coscienza. Eh, responsabilità perché, comunque, quando uno diventa uomo, tutto quello che è eh, la, la vita dipende da, da lui, ma non tanto anche solo i soldi, lo stipendio. Cioè. Eh, anche proprio il vestirsi, il riuscire a stare in una società, andare, essere autonomi negli spostamenti che veramente, ragazzi, cioè, sembra una stupidata, ma avere la macchina, avere, mh, mh, essere autonomo nello spostarsi eh, ma, guarda, ma anche solo cioè, è ancora dipendenza, secondo me. E meno responsabilità quando eh, che, non che ci sia nulla di male, però quando un ragazzo ha la macchina dei genitori. È veramente problematica, ma non tanto per la macchina o perché uno debba avere la, deve avere la propria macchina. È un discorso legato proprio al bisogna incastrarsi. E lì tant'è che il genitore. Non sei libero. Non sei libero. E comunque se succede qualcosa alla macchina, non sono mica cazzi tuoi. Sono cazzi, sono cazzi dei genitori. Il problema diventa quando fai questi passi e vai avanti nel, nel, nelle responsabilità, ovvero nei tuoi oggetti. Secondo me, la differenza è che. Quando sei nell'infanzia, quando sei nell'adolescenza o comunque fino a che dipendi dai genitori, la verità è che il tempo che tu passi nelle giornate non è tuo. E quindi, qua secondo me arriva il concetto fondamentale che durante l'infanzia tu non sei, non ti formi, ma è qualcun altro che ti forma. Essendo tu. Perdono la virgoletta, schiavo dei genitori dal punto di e vista di qualsiasi cosa perché tu non sei autonomo, indipendente in nessun contesto quando sei infantile, quando sei infanzia, non ti formi. Sei formato dai tuoi genitori che decidono cosa decidono chi sei, esatto. cosa sei e come agisci. Quindi ti educano, ti danno un'educazione, ti danno le basi per permetterti di crescere come persona, ma le basi te le danno loro. Qua secondo me, arriva la differenza con l'adolescenza, ovvero cioè, la prima parte dell'infanzia è dettata da una schiavitù totale. Sì. Quando capisci e, e cominci a capire che sei schiavo dei tuoi genitori, arriva l'adolescenza. È il periodo peggiore della vita. Che è il periodo peggiore sia <ride> per i genitori che per noi in, in prima persona come adolescenti. Sì, perché è come uno sciopero generale della testa. Che dura nel... anni. Che dura anni. anni. E secondo me qua entra in gioco una... Una parola magica che è esperienza, che è molto legata anche al concetto che dicevi tu prima, del essere legati ai genitori o no. Cioè, se io voglio fare un'esperienza come adolescente, adolescente, posso farla perché vado contro il volere dei miei genitori e faccio la mia esperienza. Invece, durante la fase infantile, non scelgo io che esperienze fare sono sempre dettate da qualcun altro sì, o comunque io magari mi posso 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 però sono loro alla fine che decidono e durante l'infanzia hai una possibilità di scelta in più su cosa fare quindi hai la possibilità di scegliere è quello che... del birial comunque scusate è il eh, fai il birial allora e eh, non posso c'è accettare la è il momento in cui tu capisci e comprendi che puoi fare delle esperienze non dico consapevoli perché sei comunque un adolescente, ma sono esperienze dettate dalla tua volontà e non dalla volontà dei genitori. Che poi te lo permettano di fare ai genitori è un altro conto, ma tu vuoi, vorresti fare di quelle esperienze. Beh, però l'adolescenza è anche quel periodo dove mh, cioè, in sostanza comunque dipendi dai tuoi genitori, ma non vuoi dipendere dai genitori. Certe volte riesci a non dipendere dai genitori. Assolutamente, però mentre nell'infanzia. Per quanti capricci e cose Volendo cioè Che vuoi o non vuoi dipendi da loro Per quanto puoi piangere o così dipendi da loro Nell'adolescenza Uno può piangere quello che vuoi ma lì È la fase di ribellione mm? Cioè posso andare alla festa? No E ci vai lo stesso Eh esatto E quali sono le conseguenze di questo tuo gesto? Beh eh, Da che punto di vista? Uh, il tuo microfono si è staccato per un attimo Da che punto di vista? E Com'è possibile se, che si sia staccato? So. Se io vado contro la volontà dei miei genitori nell'infanzia, o vado contro la volontà dei genitori nell'adolescenza, che ripercussioni ne ho io come persona. Io nella mia formazione da possibile adulto. Beh, nell'infanzia, se tu mi dici così, mi viene in mente solo un. Faccio quello che i miei genitori non vogliono e poi prendo su una man di parole di teghe e mi deprimo perché i miei genitori non sono contenti di quello che ho fatto. Ok, e secondo me questo è capire che quello che ho fatto è sbagliato. Sì. Okay. Nell'adolescenza invece io so che quello che ho fatto è sbagliato. Oppure cominci a pensare cosa che io tante volte ho fatto, ho pensato. E ho ragionato i miei genitori pensano che sia sbagliato quello faccio io penso che sia giusto. giusto e come fai a uscire da questa situazione diventi indipendente comincia l'indipendenza della tua testa dei tuoi ragionamenti e comincia l'indipendenza del pensiero che si stacca dal pensiero dei genitori qua arrivano le le, le peggio situazioni in famiglia probabilmente cioè, qua arriva proprio sì, 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 le sì. crepe assurde nel, 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 nel rapporto genitore figli dove a scuola il figlio è satana e a, scuola, e a, e a casa è un angioletto perché capisce che a scuola non c'è la presenza dei genitori quindi può fare e essere chi vuole lui e a casa deve essere chi vuole essere visto come genitore avete capito insomma però qui arriva la grande contraddizione tra io cerco di uscire ad essere chi voglio fuori dai contesti genitoriali e invece devo essere ciò che i miei genitori vogliono quando sono con loro. Beh, cosa che in realtà non dipende dal, dall'adolescenza, secondo me. Da cosa dipende? No, dico, succede anche dopo l'adolescenza, secondo me, questa cosa qua. Non lo so perché adesso parlo in prima persona, i miei genitori sono arresi. Adesso, <ride> cioè nel no, senso no. che se io voglio essere così e voglio fare una cosa, non mi vengono contro adesso. Non cercano di modificare il mio pensiero, il mio essere. Perché sanno che ormai ho scelto di essere così e scelgo di fare queste cose. Beh allora eh, vabbè. Allora I miei sono un po' più, un po più testardi, probabilmente. No, no, vabbè, non è neanche un eh, No, beh! Un, un non sono d'accordo su quello che fai. Sì, questo sì, eh, eh. però adesso è un No, perché poi non è neanche un non, neanche un non sono d'accordo con quello che fai o non farlo, è proprio un io mi comporto in modo diverso davanti ai miei genitori. Ah, esatto, questo però è... Però mm. questo è dettato dall'educazione, dal rispetto, da quello che è magari la vita, cioè non credo che Marilyn Manson spu, sputa su un palco e sputa in, in casa di sua mamma. Era il tipico detto, ma tu faresti questa casa a casa tua? Eh, capito, cioè... Eh, sì. Secondo mm. me, c'è dopo un, un altro discorso che entra, ovvero quello che una volta passata l'adolescenza, il periodo in cui ti rendi conto che i tuoi genitori hanno torto, ritorni a dire Ok, va bene, magari hanno torto, ma sono comunque i miei genitori. Non che hanno torto, ma che possono, possono avere, avere torto. torto. Che è diverso, no, che possono avere un che, No, non che loro possono avere un'opinione diversa da me, che io posso avere un'opinione diversa da loro. Esatto, io posso essere diverso da come vogliono, o, o avere un'opinione diversa da quella che hanno i miei genitori. Questo porta alla formazione del, del mio carattere, della mia personalità, probabilmente. Cioè certo. è un miscuglio tra le costrizioni infantili mm -hmm. che sono dettate al 100% dai miei genitori e quella ribellione adolescenziale che è arrivata nel corso degli anni. E poi a questo punto, per quanti valori possono essere ereditati dal DNA, dall'esperienza e da tutto, il a livello inconscio magari, più che conscio, eh, tutti quelli che sono magari le, le sfaccettature tra cose che hai deciso di fare, cose che pensavi fossero sbagliate ma sono state imposte, sono quelle sfaccettature che poi tu ti ritrovi nel tuo carattere quando cresci. Cioè che ci sono alcuni traumi che non, non, ti, non, non, non ti passano, indotti dai tuoi genitori o da quello che magari all'epoca dell'infanzia dell non potevi comunque negare, al quale non potevi comunque sottrarti e che però è diventato quel qualcosa che dopo, in un domani nel quale sei tu a decidere, ti rendi conto anche inconsciamente che non, che non ti piace quella cosa lì. Mm. E qua, qua però in fase adulta puoi correggere, o oh, se sei consapevole... Non se... del tutto, secondo me. Mm. Cioè ci sono tutto. aspetti che puoi correggere e altri no. A mio avviso O oh, fai molta fatica a correggere Perché sì, 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 certo. un fottio di tempo Anche poi lavorarci cosa, cosa vuol dire correggere Cosa vuol dire, cosa vuol dire lavorarci Cioè consapevolezza o correzione Cambiamento o ehm, Adattamento Se è consapevole è cambiamento Se... Eh ma non è Cioè vabbè ad, ad, Cambiamento Se io sono consapevole che sono uno stronzo Non è detto che io debba diventare una brava persona Se non lo vuoi no però io sono consapevole dei miei difetti, ma magari è un difetto che so che non posso cambiare. Come fai a capire cos'è un difetto e cosa no? Cos'è che, cos che ti fa capire che quello che tu fai, ah, vabbè, quello adesso. che tu pensi sia buono o, o, o cattivo, giusto o sbagliato? Cioè, cosa è, cos è che ti fa dire, OK, io sono stronzo e per me è sbagliato essere stronzo, voglio essere non stronzo? O Viceversa, sono uno stronzo, mi piace essere uno stronzo, voglio fare lo stronzo. Cosa ti fa capire da che parte stare, Vabbè, da che parte stare, da che punto di vista, cosa diventare? Beh, cosa essere? Cosa chi, voglio chi essere? Es chi essere? Ebbè, ma la mia coscienza, io so chi voglio essere, so quali sono i compromessi che, possono, che posso accettare della mia personalità, e so quali sono le cose che non sopporto di me. Quindi dipende da te, e basta. Se dipende dalla tua persona e dal tuo volere come essere umano e come coscienza. Ma allora, tralasciando il fatto che essere stronzi, visto che stiamo prendendo questo esempio, che è puramente un esempio in realtà... No, lui è eh, stronzo. Str no, nel senso, essere stronzi è una cosa che è stata decisa dalla società. Cioè, l'essere stronzi vuol dire quello perché una persona... E ha deciso, un gruppo di persone ha deciso che quell'atteggiamento è contro quello che è la maggioranza della società, cioè eh, vuol dire essere contro quello che è l'ideale di una vita sociale, attiva e positiva. Detto questo, io che quindi accetto, prendo atto del fatto che essere stronzi è ritenuto una cosa negativa, mi rendo conto che questo è un difetto per quel motivo lì. Ma. Ma non me ne fai un cazzo, cioè è un mio difetto. Difetto perché la società dice così, ma in realtà, il mio, nel, per il mio carattere, per come io voglio essere, non lo ritengo un mio difetto, okay. cioè, è stato nominato difetto da qualcuno. È, è... Ok, qui è come, okay. Guidare, è come guidare male. Guidi male se, se c'è altra gente in giro. Se sei da solo, puoi guidare come cazzo vuoi. Qui rientra il concetto, secondo me, di esperienza, ovvero. In base alla tua esperienza, se vivi in Europa, se vivi in Africa, per dire, certo, certo. se vivi in una famiglia agiata o vivi in una famiglia povera, la tua esperienza ti caratterizza il pensiero su certi comportamenti. Beh certo, assolutamente. Quindi esistono purtroppo esperienze che tu scegli di vivere e scegli di avere, esperienze che tu non scegli di vivere e scegli di avere l'infanzia è quello che tu non decidi di, di vivere E se tu hai un'infanzia in una famiglia Che non può permettersi certe cose O in un contesto dove La donna viene ancora utilizzata come oggetto La tua esperienza ti dice che quello è giusto Certo, assolutamente eh. Però non hai detto che tu non possa cambiarlo E come fai a cambiarlo Quando hai una, una, un, questo concetto in testa Dalla tua esperienza? Facendo altre esperienze e lì eh... esperienze diverse da quelle che hai, eh, ti hanno fatto crescere ti hanno fatto crescere questo determinato valore pensiero, quello che è cioè alla fine il confronto è quello che fa tutto confronto Beh, io... e compromesso aggiungerei anche compromesso non mi piace come parola compromesso non è una bella parola però alla fine se ci pensi nella società è tutto un compromesso. Un compromesso su... rispetto a quello che vorrei essere, quello che posso essere. Se io in questo momento volessi essere nudo, non posso. Faccio un compromesso con quello che è la volontà del vice e la volontà dell'essere umano in generale. E ti salterei addosso, ma quella è un'altra questione. Eh, però fai un compromesso e non lo fai. Ah. Non è una bella parola, e si ah. può anche definire come educazione, eh, mh, capacità di essere, di vivere, ma è tutto legato a quello che è il mondo sociale, la società. Se io fossi da solo in questo momento probabilmente sarei nudo Beh, Sicuramente sì Cioè sarei sicuramente meno vestito sì. di adesso E avrei un, un atteggiamento diverso Da come sono in questo momento Perché comunque non sono da solo in questa stanza C'è un altro stronzo diciamo Allo me, stesso quindi... momento perché io sono un istrione O comunque sono uno showman Testa faccia da culo come si suol dire Io in questo momento sono Diverso da come mh, sarei da solo Proprio perché c'è qualcuno in questa stanza e perché il mio, la mia mh, voglia di, di affermarmi O comunque la mia capacità di, sta, di socializzare Di stare in mezzo a una società Impone in me dei, dei atteggiamenti Che dipendono da chi ho attorno il, Che significa Non significa per forza che io sia peggio adesso O che io sia meglio adesso O che io sia peggio quando sono da solo O meglio da solo È solo che tutto viene deciso e imposto Da quello che è l'esperienza No, da quello che è lo stato nel quale ti trovi e perché c'è una società, perché tutto ciò che rappresenta quello che hai attorno fa in modo che tu estrapoli dalla tua personalità, estrapoli dalla tua esperienza, da quello che tu hai imparato, per rapportarti, quante belle R giuste che ho detto, con tutto il mondo che ti circonda profondissimo questo concetto è stato bello eh vabbè allora, la <ride> possibilità di concludere questo intervento allora la morale la morale, Io la farò morale una morale com'è su... che l'hai chiamato nell'altro episodio? Eh, considerazione finale considerazione finale la considerazione finale allora partendo dal, dall'infanzia in realtà la considerazione finale che possiamo fare è che Parole tue. Tutto sommato, l'infanzia è quell'insieme di esperienze, di esperienze imposte, che danno eh, forma a quello che è il carattere che poi vai a scolpire. Bello! Il mio carattere è una statua scolpita da un marmo. Diciamo che, diciamo che i tuoi genitori O chi ti ha cresciuto de Decidono il materiale del qua Col quale verrà fatta questa statua Io sono di paglia Io, <ride> Io sono di gomma blu <ride> Il popolo chiede È per quello che sono di gomma blu Va bene E cos'è l'esperienza allora? L'esperienza... Dammi una definizione di esperienza. L'esperienza um, è un po' come l'infanzia, cioè l'esperienza è quella cosa che ti capita, l'esperienza è una situazione che capisci. Sono contento di questa definizione, una situazione che comprendi, che capisci. Mi piace. Bravo. Bella. Mi piace. La <ride> esperienza è una situazione che comprendi. Sì Perché comunque è tutta una situazione. Però quando è che diventa consapevolezza ed esperienza? Quando la, la... assimili. Sì, la incorpori. Va bene, possiamo anche salutarci con questa bellissima affermazione. Grande. Buona serata. Buon proseguimento di giornata per chi ascolta la mattina. Buonanotte per chi ascolta la sera. Lui è il Vige. Eh, io sono il Vige. Lui è il geppi E io sono il geppi <ride> Ciao a tutti.